Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig, questo è il mio canale e oggi parliamo di un personaggio che ha fatto la storia di Dragon Ball. Esatto, sto ovviamente parlando del buon caro vecchio Broly, il Super Saiyan della leggenda. A quanto pare, dopo ben tre film della saga Z incentrati su di lui, anche se nell'ultimo l'irriducibile biocombattente del 94 non era tecnicamente proprio Broly, qualcuno ha avuto la brillante idea di riutilizzarlo anche nella saga Super. C'è poco da dire ragazzi, sembra essere proprio ufficiale questa cosa qui perché sono uscite le locandine del film e sembrerebbe esserci un personaggio molto molto simile a Broly. Inoltre il titolo stesso di questo film, anche quello sembrerebbe essere proprio Broly. E, cosa di cui parleremo tra poco, sarà curato proprio da Akira Toriyama in persona. Infatti ragazzi dovete sapere una cosa molto importante, Broly, non essendo mai stato canonico, non è stato ideato da Akira Toriyama. Se non erro, lui ha curato la parte grafica del personaggio. Adesso non ricordo se completamente o solo in parte, però l'aspetto ideativo e storico proprio del personaggio di Broly non l'ha minimamente toccato. Infatti lo sceneggiatore del film Il Super Saiyan della leggenda è Takao Kobaya e Broly è nato proprio dalla sua di mente, non da quella di Toriyama. E se posso essere sincero, il buon Kobaya lo ha scritto proprio bene come personaggio, dando vita a una creatura articolata ed elaborata, tuttavia sempre all'interno della sua semplicità, come ad esempio sotto il profilo dell'odio verso Goku. Un odio semplice, senza profili profondi o filosofici o chissà che. L'idea del pianto della culla, sempre secondo me, ripeto, si è rivelata semplice ma appunto solida. Perfettamente associabile ad un nemico brutale, senza piani, senza obiettivi e senza macchinazioni, ma schiavo di un odio e di un istinto a dir poco pazzeschi. Ecco, tutto questo avveniva nel lontanissimo 1993, anno in cui il film debuttò sugli schermi nipponici, quindi 25 anni fa, ragazzi. Ormai questa storia, quella appunto ideata da Kobaya, è diventata parte integrante dell'immaginario collettivo di Dragon Ball. Io ho molto apprezzato il personaggio di Kale e il simbolico inserimento della trasformazione Berserk all'interno di Dragon Ball Super. Ma questa cosa non ha mai canonizzato Broly in realtà, se vogliamo essere puntigliosi possiamo dire che lo ha omaggiato. L'idea che Toriyama vada a rimettere le mani su questo personaggio, ragazzi, mi terrorizza. Perché lo so che andrà a cambiare tutto, ragazzi. Lui andrà a scrivere una storia piatta, banale, scontata, insomma, cambierà tutto quanto. E la cosa triste è che anche se sarà brutto come film, sarà comunque canonico e andrà, tra virgolette, a smentire le pellicole vecchie. Dico tra virgolette perché ovviamente gli altri film non erano canonici, come abbiamo detto, quindi in realtà non ci sarebbe nulla da smentire. Però dobbiamo fare i conti con la realtà. Voglio dire, canonica oppure no, ormai la sua storia è quella lì, si è consolidata nel corso degli anni. E 25 non sono certo pochi. Molti fan la apprezzano, ma tutti i fan la conoscono. Per questo io ho molta paura di quello che potrà uscirne fuori. Ho paura della massa di decerebrati che spunterà fuori e andrà in giro a ripetere a macchinetta «No, è canonico perché è disegnato dall'autore», un po' come quella clip del video di quei due sul server su Hellblade. È una scelta degli sviluppatori per sottolineare la psicosi della protagonista. Secondo me, per concludere, andare a tirar fuori di nuovo storie fatte e finite, ma soprattutto riuscite dopo così tanto tempo, è sempre un rischio. Io capisco che si voglia regalare alle nuove generazioni un personaggio fantastico come Broly, quelle generazioni che negli anni 90 magari non erano nemmeno nate. Però, boh, non nego che sono molto molto spaventato. Però alla fine, amen, voglio dire, sempre di Dragon Ball si parla e noi comunque andremo a vederlo quel film. E se poi questa storia farà veramente schifo e rovinerà quella vecchia, beh, noi potremmo sempre ignorarla e tenerci il nostro caro vecchio Super Saiyan della leggenda preferito così com'era. Ecco ragazzi, questo era tutto, io spero di non avervi annoiato troppo, scrivetemi che ne pensate voi qui sotto nei commenti, ma, cosa più importante, statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!